No, 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 adesso l'ho mutato. Sentono solamente me. Non riesco a mutare il mio microfono. Cioè, se devo parlare con voi non posso mutarlo. E quindi il mio si sente, però a voi non mi sentono più. Comunque si può anche andare in live, tanto visto che ci Sì, siamo. andiamo andando. Ho preso quello che dovevo, ovvero la mia Red Bull, e adesso siamo di nuovo in live. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, come va? Tutto bene, tutto bene. Ciao Danilo, Ciao. Leonardo, Max, Caterina. Volete un attimo Ciao. presentarvi per chi non conoscesse chi siete, cosa fate, anche se penso che bene o male tutti lo sappiano. Partiamo alla mia destra, sì, Max. Vai, andiamo da Max. Sono Massimo Nogoglio, sono un autore di fumetti devastato dai manga e quindi le conseguenze Un autore sono di manga, inevitabili. direi. Così li facciamo triggerare già un pochino. Guarda, ne potremmo parlare per ore. Tu come ti ritieni? Un autore di manga o di fumetti? Io vorrei definirmi un autore di manga, vorrei, però quando poi ho visto come si fanno i manga ci vado molto piano, quindi. Ok. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E Caterina? Io sono Caterina Rocchi, dirigo una slash due scuole di disegno manga. Bene, E bene. vado e torno dal Giappone da quando ho 14 anni e ho studiato manga in Giappone per parecchio tempo, insomma, quindi sono qui come ambasciatrice della parola giapponese, immagino. Danilo, con questa maglietta di SpongeBob. No, cos'è No, no, SpongeBob? Ah, Limoncello, sembrava. il ponte Limoncello, Lemon Grab. No, io sono Danilo Manzi, sono un autore di fumetti edito dalla Hollow Press, che fa tutti i fumetti horror cattivissimi underground, tra cui anche alcuni giapponesi, come quelli di Shintaro Kago, di Tetsunori Tawaraya e di Daisuke Chiba, per adesso, poi ne porteranno altri in futuro. E i fumetti che ho pubblicato con loro, dico giusto quelli principali, sono Infetto, Storto, 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 Giunco e Sintomi del Buio, che sono tutti fumetti, anche questi molto influenzati dai manga giapponesi, insomma, dai manga giapponesi, dai fumetti giapponesi. Ma ci sta, ci sta. E Leonardo invece? Ciao a tutti, anch'io sono appunto un autore di fumetti. Manga, non so bene, io dico fumettista per essere più italiano, però chiamateli come volete, con stile di tecnica manga, ecco, mettiamola così. Sono un autore sia in Italia che in America e faccio questo di lavoro. Ecco, la cosa interessante proprio secondo me è andare un attimo a capire come mai c'è tanta discussione sul, secondo molti, come mai quelli che non sono scritti e disegnati in Giappone non si possono chiamare manga. Una cosa su cui io mi oppongo tantissimo perché secondo me il manga è una tecnica prima che grafica narrativa, con delle precise regole, con delle precise tecniche appunto. Quindi voi co come la pensate? Ripartiamo sempre in ordine orario da Massimo. Guarda, l'ultima volta che ne ho discusso, ho cercato di rendere la cosa più semplice possibile dicendo: quindi Cannavacciuolo non può fare zuppe francesi? Esatto. E nessuno al mondo potrebbe fare delle pizze secondo queste persone. quindi no, non esiste, cioè è un discorso veramente assurdo, assurdo. Allora non dovremmo suonare blues, non dovremmo essere jazzisti, non dovremmo, non si dovrebbe. Penso sia un discorso legato ai mercati più che al genere o a ciò che si fa, ma al mercato in cui lo si fa. Perché ci sono mercati nel mondo dove se io sono francese e faccio manga, nessuno si scandalizza. Se sono tedesco e faccio manga, se sono italiano e faccio manga, apri il cielo. È una questione che io vedo così pietrificata dal 1900. Ho iniziato, sono anziano, penso di essere il più anziano. Quando ho iniziato nel 97, 1997, che ho vinto uno dei miei primi premi in carriera, e
e non è cambiato nulla, cioè si continuano a dire le stesse cose. Forse, forse è anche peggiorato su alcuni aspetti con tutta la diffusione che c'è oggi. Sulla tolleranza siamo, ci sono dei momenti esagerati, ci sono delle situazioni di intolleranza pura, cioè di fastidio, quasi un fastidio. Io lo vedo nel mio lavoro, lavorando in Bonelli e lavorandoci con il mio segno che è ispirato al fumetto giapponese, me ne arrivano di tutti i colori, non te lo puoi immaginare. Però ripeto, è una questione di mercato, perché vado dove ci sono lettori che hanno difficoltà ad accettare certe contaminazioni e quindi si creano questi momenti un po' imbarazzanti per loro. È un tipo di lettore forse con una mentalità un pochino vecchia, se così si può dire, un pochino sorpassata? Più che vecchia è un'abitudine. Mm. In certi segmenti del nostro mercato è un'abitudine, in altri segmenti è proprio essere accecati completamente dalla purezza del manga e dire io leggo manga da una vita, quindi se tu non sei giapponese per me questo non è un manga. Ci sta questo discorso, ne possiamo anche parlare perché comunque siamo occidentali e fare veramente un manga è complicatissimo. E possiamo fare l'euromanga, ma perché ti devi scandalizzare? Certo. Okay, cioè non riesco a capire perché in tanti anni, in 25-30 anni ancora siamo lì a... Da dove in Francia magari invece Glénat, Picard, Dargaud, Soleil hanno le loro divisioni manga, gestite da editor anche giapponesi, pubblicano i manga e li portano anche in Giappone, li abbiamo visti, no? Quindi, mm-hmm. Non lo so. Intanto andiamo avanti, vediamo che succede. Ragazzi, se avete domande per gli ospiti, scrivetele pure in chat. Secondo me potrebbe essere anche un pochino il fatto che magari questo tipo di lettore è abituato a quelli che erano un po' gli scopiazzamenti del manga, dello shonen manga, che forse si vedevano nei primi anni 90, e quindi pensa ancora che tutti gli euromanga siano così, ma è una mentalità sbagliata perché molti pensano che il manga sia solo il battle shonen, per dire. È sempre gente che non approfondisce. Caterina, te che hai proprio una scuola di manga, cosa ti è capitato di sentire? Immagino tante cose. Mi senti sulla tua pelle. No, mi è capitato di sentirne di ogni, ma io personalmente non trovo questo dibattito, ormai non trovo questo dibattito, non lo trovo più costruttivo. È diventato solamente un dibattito distruttivo dove le due parti non vogliono andare d'accordo perché per parti prese. Secondo me, onestamente, cioè, noi ne possiamo parlare, possiamo esprimere le nostre opinioni, però alla fine chi prende veramente le decisioni di mettere il nome manga, euromanga, job style e tutti quanti, chi prende queste decisioni? Prendono le case editrici. Se non abbiamo una casa editrice, noi ne discutiamo a fare, certo. Con tanto affetto. Io poi lo chiamo manga e basta perché semplicemente... Cioè, una pizza fatta in Giappone si chiama lo stesso pizza, una pizza fatta alla UE si chiama lo stesso pizza, una pizza italiana si chiama pizza, cioè la chiamano tutti pizza. Allora perché il manga non lo possiamo chiamare? Per tornare, no, all'esempio di Max. Poi se vogliamo dare degli esempi, anche il genere western è nato in America, poi è stato importato in Europa, è arrivato in Italia e si è poi affermato lo spaghetti western come un genere proprio totalmente suo. Può succedere una cosa così, fatto sta che se non si dà alle cose il tempo di crescere, di essere portate avanti, non si va da nessuna parte, ecco. C'è da dire anche che le case editrici possono sbagliare, come spesso fanno sulle definizioni, sì. Magari anche per quanto riguarda i target, ma vabbè, non entriamo in questo discorso, perché era solo per dire che comunque possono sbagliare anche loro. Danilo, tu cosa ne pensi? Che il tuo... non è propriamente un fumetto che si potrebbe definire manga, anche se da quello che so, conoscendoti, è influenzato dal manga più che da qualsiasi altra forma di fumetto, credo. Sì, ma allora, come la penso io, ci sono diversi studiosi di fumetto, tra cui mi viene in mente Scott McCloud, perché è più facile, è più semplice da tirare in ballo in questi casi, che avevano trovato delle caratteristiche intrinseche del fumetto giapponese che lo differenziava rispetto ad altri. Però io penso che comunque nel 2021 queste differenze
non è che sono andate, non è che sono scomparse, però un po' come l'ha visto che si fa sempre l'esempio della cucina, un po' come in cucina tutti i vari paesi, la scuola argentina, la scuola francese, la scuola giapponese, eccetera, hanno iniziato a contaminarsi. Cioè, io per esempio qui davanti a me ho diversi manga che, se non mi hanno influenzato, comunque li apprezzo molto. E, che ne so, ci sta Tawaraya, che ha uno stile tutto suo, mattissimo, che ha ben poco a che spartire col fumetto giapponese. Sì, una volta parlandoci, perfino ha detto che a lui non piacciono i retini, che è un elemento caratteristico del fumetto giapponese. Anche Shuzo Shimi di Tracce di Sangue non usa affatto i retini, anche se è più orientale nella narrazione, perché c'ha tutti questi momenti di pausa sospesi dove non parlano, che è una caratteristica, almeno era una caratteristica del manga. E ci sta il Gekiga, ci sta Fukumoto, che c'ha uno stile tutto suo. Ci sono vari autori che comunque giapponesi, che appena li vedi, ok, lo colleghi che sono giapponesi, perché comunque culturalmente è normale, se sei giapponese metti delle cose che sembreranno giapponesi agli occhi di un esterno, di un occidentale, però magari qualcun altro potrebbe, non, uno che magari è più abituato ad un tipo di manga, magari come i Battle Shonen per dire, e potrebbe trovarli strani comunque, no, non proprio manga, non propriamente manga. Certo. Quindi, se posso mettere il piedino, io stavo guardando un po' le cose di Danilo. Magari potremmo avvicinarlo al Gekiga invece del manga, che ha appunto più influenze esterne e meno, diciamo, quella zona meno commerciale del manga. Sì. Infatti Sintomi del Buio e Junko sono molto influenzati dal Gekiga, quindi ci sta benissimo come... Beh, Junko anche come soggetto, poi essendo la storia di Junko Furuta, insomma, è tipicamente proprio giapponese. Quindi direi che alla fine penso che nessuno si offenderà se diciamo che la parola manga accostato a un fumetto occidentale è un'etichetta commerciale, cioè serve per far capire a chi acquista quel fumetto, guarda, ci sono delle cose che sono vicine al manga, che a te piacciono, quindi potrebbe interessarti questa cosa qui. Sì. E anche per quello concordo con Caterina sul fatto che è un discorso poco interessante, cioè nel senso, alla fine non c'è davvero una definizione etimologica di che cos'è un manga. Sono tutti fumetti, sono tutti, sempre per citare Scott McCloud, immagini, altre figure giustapposte in una deliberata sequenza, quindi cambia adesso la nazionalità o la denominazione della cosa. Chiaro, il manga è la stessa cosa, quindi insomma. Ecco, invece se si pensa, secondo me, a uno dei classici fumetti giapponesi, per chi insomma magari non è tanto conoscitore, quindi non conosce il Gekiga, non conosce le cose più profonde, e spesso si sente dire che comunque un manga fatto da un italiano non potrà mai competere con il manga di un vero giapponese. E secondo me Dad Adventure, ad esempio, che è il manga di Leonardo, è uno di quelli che può competere, e come, con un fumetto giapponese. Non gli manca assolutamente niente, per esempio. Leonardo, tu come la pensi su questo discorso che facevamo? Ma guarda, innanzitutto grazie per i complimenti, troppo buono. È vero. Io, cioè sì, mi accodo comunque ai miei colleghi, cioè alla fine comunque sono tutti dei target che servono un po' per far capire effettivamente di che tipo di opera si tratta. Io penso che oggigiorno lo si dica quasi più come stile narrativo, cioè nel momento in cui tu dici stile manga, forse non è neanche più tanto importante lo stile di disegno, è proprio la tipologia di scrittura di una storia, quindi puoi trovare diverse tipologie di elementi, cose che magari in un fumetto franco-belga, a livello anche magari di diciamo atmosfera, non puoi trovare, quindi... Finché serve comunque per aiutare il lettore a
indirizzarsi nel marasma appunto delle pubblicazioni, perché no? Io sono ormai per chiamatelo come volete, l'importante è che il fumetto piaccia o non piaccia, quindi a me interessano poco queste divisioni, ma io penso che tanto ormai non ci sia neanche più questo problema, cioè ormai quando vai in una libreria la cosa più letta in assoluto sono i manga. Sì. Lo vedi dappertutto, io ho girato diverse Mondadori, ormai hanno fatto delle sezioni veramente gigantesche per i manga e trovi tutti i ragazzi giovani che vanno praticamente solo lì. Semplicemente è un mercato che si è imposto nelle nuove generazioni perché riesce comunque ad attirare e a rappresentare probabilmente anche i gusti delle nuove generazioni. Non vedo cosa ci sia di male quindi anche a seguire questa tipologia di fumetto, di scrittura, di narrazione. Le cose si evolvono d'altronde. Negli anni 80 avevamo quasi sempre una certa tipologia di storia, si andava su quel filone. Oggi persino in America si stanno stancando, diciamo, del formato comics, quindi principalmente magari quello supereroistico, perché effettivamente si stanno rendendo conto che, appunto, a proposito di ritornare al tipo di scrittura, è che una delle caratteristiche dei manga è anche che le storie iniziano e finiscono, mentre magari in un mercato americano solitamente sono stati abituati che c'erano appunto diverse run, diverse edizioni, diverse tipologie di autori che si magari collegavano magari allo stesso personaggio. Sì. Oggigiorno invece la gente vuole una storia fatta e finita, cosa che tra l'altro trovi in una serie TV, quindi non vedo perché tu non possa trovare in un fumetto. I giapponesi sono stati molto bravi a riuscire a imporre questo tipo di format. Personalmente è una delle cose che mi ha sempre fatto preferire il manga ai fumetti occidentali, seriali almeno, perché ho sempre voluto un inizio e una fine senza essere legato a vita. Magari voglio iniziare Spider-Man oggi, devo veramente fare un corso enciclopedico per sapere dove iniziare, con quale run iniziare per non perdermi nulla. Mentre col manga, semplicemente leggi il primo numero e vai avanti. Ma sai una cosa, mi è capitata una roba molto, molto simpatica. Nel momento in cui è uscito il trailer di Venom 2, che è il nuovo film che deve uscire, molti si sono lamentati appunto del tono del film, no? Io chiedendo informazioni, non avendo letto praticamente quasi nulla di Venom, se non forse qualche albo bestseller, chiedevo, ma ci sono delle run fumettistiche dove comunque c'è questa atmosfera un po' più ridanciana, più pecoreccia se vogliamo? E troverai sempre qualcuno che ti dice sì perché in quell'albo lì del 1995 ha fatto la battuta. Sì, però ogni autore ovviamente dava la sua visione del personaggio, quindi alla fine quando tu parli anche qual è il vero Joker, per intenderci, qual è il vero Joker, nessuno lo sa perché ognuno c'ha la sua interpretazione, è certo. Ecco, cosa che ad esempio in un manga questo non succede, quindi alla fine sì, è anche carino magari veder rielaborato il personaggio sotto delle visioni differenti, però io penso che comunque alla lunga questa cosa crei anche tante confusioni. Sì, è dispersivo il mondo dei comics sicuramente rispetto al manga. Pochetto, sì. Sì. E tu, Leonardo, parlavi di questo boom dei manga che c'è stato bene o male negli ultimi 2 anni. Ecco, secondo voi, ritorniamo da Max e rifacciamo il giro, da cosa è dovuto? Quali sono le caratteristiche principali che hanno portato a questo rinnovato boom? Perché alla fine poi è stato in diversi periodi il boom, diciamo all'inizio degli anni 90, poi è un po' calato, poi è ritornato su. Quali sono le principali caratteristiche che hanno riportato il boom in auge? Ultimamente ci stavo un po' pensando, perché è interessante quello che sta succedendo con i manga adesso, perché se ne vendono tantissimi. Abbiamo letto del più 80% degli americani. Il consumo di carta più 40%. Nelle nostre classifiche, ormai di Neverland è arrivato in classifica, tracciato posizioni su posizioni. È interessante, va studiato, perché bisogna capire se è un momento se è una lampadina che si sta per spegnere o se è qualcosa che invece durerà. E
facendo alcune riflessioni anche con altre persone, stavamo notando che il momento della pandemia ha coinciso anche con l'avvento, io la chiamo, di una nuova generazione, no? di lettori, cioè, ma anche riguardando il mio passato, noi siamo, la generazione X, persone nate con i cartoni animati giapponesi, no? Abbiamo avuto l'imprinting dei cartoni animati giapponesi, da lì la passione, poi quando sono arrivati i manga, li abbiamo abbracciati, ci siamo fatti distruggere il cervello e ce ne siamo innamorati. Cartoni animati, manga, lo sappiamo quanto i manga funzionino nel momento in cui c'è anche il cartone, c'è l'animazione dietro, no? Di quanto sia una, come dire, un'energia in più, un volano in più, per le vendite soprattutto degli alberi. Poi cosa è successo? Dopo la nostra generazione, il nostro fantastico benessere ha portato una generazione di persone che si sono allontanate moltissimo, se ci fate caso, dai cartoni animati. Se non eri già dentro e appassionato, c'era altro da fare. Pensiamoci un attimo. Ma perché veniva visto magari come una cosa da bambini? Di me di 6-7 anni. Come? Perché veniva vista come una cosa da bambini, magari non volevano farsi associare. No, nel senso che anche in televisione, facci caso, c'era molta meno roba. Cioè, potevi vedere, dovevi andare in fumetteria a comprarti i DVD, o in videoteca a vedere i DVD, andarteli a cercare, recuperarli. Perché anche la televisione ha tagliato tantissimo, no? Facci caso quanta roba nel palinsesto è sparita. Sì. Quindi la generazione successiva è cresciuta con meno cartoni animati. Arriviamo a noi, che è poi il terzo step. Il terzo step cosa fa? Ha Amazon Prime, ha Netflix. Cos'è successo? È arrivato un universo di anime pronti a sotto le mani, sotto gli occhi, no? In più ci aggiungi la pandemia che ti chiude in casa. E l'insieme, questi due, cioè la possibilità di accedere a una libreria multimediale immensa verso il Giappone e l'obbligo di dover stare a casa, secondo me ha fatto scoppiare la bomba. Per cui tutto quello che non si spendeva per altro, sai, i figli hanno detto ai genitori: senti mamma, vai a comprarmi il manga di... Io lo vedo anche solo da mia nipote, che prima di tutto questo periodo non aveva un contatto così stretto con i servizi di streaming, no? E che in questi due anni adesso legge manga, ne legge, li cerca, li vuole, perché questo binomio ha innescato poi una next gen in questo senso. Almeno io per ora la sto vedendo così, poi magari arriveranno altri studi, ho letto diversi articoli, ma soprattutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, anche in parte dell'Europa, e di conseguenza anche da noi. Poi aggiungiamoci che noi siamo ancora più esterofili di altri paesi. Ah, sì. Quindi davvero, quando inneschi questo volano non lo fermi più. Anime, cartoni, manga. Tant'è che nella mia pazzia, quando poi vado nelle fumetterie e chiedo cosa stai vendendo, come sta andando, mi danno dei numeri impressionanti. Nel momento in cui una fumetteria mi dice sto fatturando l'80% in più, la domanda te la devi porre. Se poi sei uno che produce anche manga, allora devi capire cosa si è innescato in modo da inserirti a piede di porco nel mercato e lavorarci in questo momento d'oro. Tutto qui. Io la vedo così, poi... Caterina? Direi che non... Cioè, chiaramente è impossibile dire se il manga resterà o andrà in maniera certa. Però secondo me ormai è qui per restare, perché ormai è già in Italia da svariate generazioni. Lo vedo con i ragazzini piccolini che arrivano a scuola o magari li incontro nelle fiere, e questi mi arrivano, dei bambini, anche a volte tipo in fiera mi è arrivato un bambino di 7 anni chiedendomi: disegni Mazinga? Come fai a conoscere Mazinga? Me la fa vedere papà. Perché ormai sta crescendo una generazione che è cresciuta guardando gli anime e leggendo poi i manga. Ormai c'è, cioè, una certa età, si comincia anche di solito a figliare, la maggior parte, svariata gente che comincia a figliare, e giustamente avranno meno pregiudizi rispetto a
quando stavo crescendo io, che lì invece c'era il momento dove c'era tutta la paura di Dungeons and Dragons satanico, era tutto satanico, Dungeons and Dragons era satanico e i fumetti erano satanici e qualsiasi cosa veramente. Sì, ho appena visto un documentario su The Son of Sam, il figlio di Sam, dove dicevano appunto che in America c'era questa credenza di Dungeons and Dragons che instradava i ragazzi verso il satanismo. Adesso insomma è già tutto più normalizzato, comunque sia anche nella cultura pop c'è un bel po' anche di cultura manga ormai. Danilo, cosa ne pensi? Ma alla fine concordo, nel senso che non credo che prima di tutto il manga, se lo consideriamo manga, cioè fumetti giapponesi, quello non si fermerà mai, perché è un'industria florida che non può smettere, cioè non può proprio fisicamente terminare quella cosa lì. E se arriveranno prodotti giapponesi, cioè se si fermerà il boom in Italia più che altro, ma non credo, perché appunto, come diceva Caterina, i nostri o comunque i figli di chi figlierà di noi crescerà appunto con la passione o dei manga, o comunque con meno pregiudizio, magari ecco è roba da vecchi, no? Come quando, non so, un babbo fa vedere un film western a un ragazzino e il ragazzino si appalla e noi le vediamo come cose da vecchi, sì, come appunto il bambino che arriva chiedendo mi disegni Mazinga l'ho visto Mazinga, c'era in televisione prima che nascesse. Sai cosa? Più che altro dovremmo capire quanti ne resteranno, perché nel momento in cui la vita tornerà quella di prima e le spese e gli investimenti nella vita quotidiana si risparpaglieranno, palestra, cinema, aperitivo, apericena, uscite con gli amici eccetera, bisogna vedere chi sarà stato devastato abbastanza da dire io continuo. Però c'è da dire che almeno per quanto riguarda gli anime, non tanto i manga, perché i manga ok te li puoi leggere di scanno volendo, però te li devi comprare, un po' più complesso mantenerla come passione. Invece l'anime appunto con Amazon Prime, con Netflix eccetera proprio... ma devi stare in casa a guardarlo. Esatto, sì, però capito, finisci di lavorare, torni a casa, ti guardi, che ne so, l'Attacco dei Giganti o quello che è. Ma diciamo che secondo me se ti ha preso veramente, comunque sicuramente rimarrai un fan, perché sono talmente belli i manga e gli anime. Io parlo principalmente per i manga, però anche gli anime, però più che altro quello che volevo dire io è che l'anime è un intrattenimento un po' più passivo. Chiaro. Quindi è difficile proprio che la perdi come passione. Poi ce ne sono così tanti, c'è un catalogo enorme di roba da vedere, tutti diversi, quindi non so. Sì. Leonardo? Ma sì, collegandomi a quello che stava dicendo Max, sicuramente dopo un po' il capitale si stenderà su tutti gli altri settori, però confido che comunque chi si è approcciato poi rimanga, perché effettivamente ci sono i prodotti molto validi. Se sei portato appunto ad essere vicino a quella sensibilità, sono sicuro che magari non ricomprerai 10, magari ricompri 8, certo. Ricompri 6, però meglio di niente, ecco. Poi, perché hanno fatto successo? Ma semplicemente basta toglierli dall'equazione, cioè immaginiamo che non esistano i manga, cioè un ragazzo che magari vuole una storia per ragazzi di qualsiasi tipologia di genere, a chi si rivolge? Ai comics americani? Può essere, però, insomma, ci rivolgiamo comunque a, non lo so, pubblicazioni italiane? Purtroppo, ragazzi, sono stati più abili a inventare una cosa che effettivamente ha pensato specialmente alle fasce giovani, esattamente come magari in America hanno inventato, so, i social network, hanno inventato certi tipi di videogiochi, il capitale finisce lì, cioè perché sono stati più bravi semplicemente a inventare una roba. In Europa dovrebbero fare la stessa cosa, cioè, piuttosto che, tra virgolette, rosicare, dovrebbero spingere anche loro su fare più roba, perché appunto c'è richiesta, quindi è giusto che venga fatto.
Sì, io toglierei anche le virgolette sul rosicare. Abbiamo visto ultimamente il creatore di The Punisher, insomma, che ha fatto delle uscite su Twitter non proprio piacevoli sul manga, dicendo che è tutta roba loli, ecchi e cose del genere. Vabbè. Ok, Ok, boomer, sì, ok, Ok, boomer. boomer, e passiamo avanti. Ma sì, ma perché comunque alla fine cioè, sono stati più abili nel pensare ad intercettare una richiesta che effettivamente c'era. Quindi assolutamente sì, io penso che comunque rimarrà, perché comunque è uno stile narrativo che piace, che comprende tantissimi generi e sottogeneri. Per dire, se noi pensiamo a Topolino, comunque ovviamente deve rimanere all'interno di certi standard. Diciamo narrativi. Il manga invece, secondo me, ha la potenzialità di poter spaziare su molti più generi. Puoi trovare appunto storie seinen, storie shonen, storie shoujo, cioè veramente di tutto e di più. Quindi assolutamente io penso che rimarrà, si evolverà come ogni cosa di questo mondo, perché anche ad esempio il cinema non è rimasto lo stesso che c'era 40 anni fa, le cose si evolvono, però la materia rimane quella, cambia solo la forma. Cioè, io sono sicuro che probabilmente adesso Caterina mi ammazzerà perché comunque è molto, molto fiscale sulla tecnica manga, però sono sicuro che fra 20 anni magari non avremo neanche più i manga solo in bianco e nero, magari li avremo tutti a colori. No, no, ma ci saranno sicuramente delle innovazioni. Certo, se le innovazioni le facciamo partire dal Giappone, siamo del gatto, perché in Giappone uno la pensa come una landa tecnologica, ma in realtà sono ancora lì a usare i I fax in fax, ufficio tutti i sì. giorni. Onestamente, io non saprei neanche da che parte approcciarmi a un fax, ecco. Eh sì, Insomma, effettivamente. però stanno arrivando delle evoluzioni, anche tipo il webtoon è in un certo senso, cioè prende un po' dall'America, un po' dal Giappone, li hanno mescolati e hanno fatto e in Corea nasce appunto il webtoon appunto a colori, però con un'estetica molto, molto manga. Certo. Quindi già io E già che non quello a lo vedo come caso, un scusami, non un e che 2.0, però un'altra una branca. parte, una branca, sì. E che non a caso Webtoon fa l'accordo con Crunchyroll per fare i cartoni animati dei Webtoon più gettonati. Cioè, alla Sì. fine, questa cosa è importante. Ed è per esempio una cosa che manca in Italia, nel mercato italiano. Il mercato francese un po' ce la fa, perché producono, hanno un'industria dell'animazione fortissima. Noi questa cosa un po' ce la perdiamo, perché una cosa intelligente da fare sarebbe trovare dei cartoni animati che in Italia hanno potenziale e fare dei manga di quei cartoni animati, per esempio. Cioè, creare questo binomio anche noi, ma non abbiamo. Ci pensiamo, uno dice, ah, vediamo in Italia cosa può diventare un manga? E No, rimani sì, così. Non ci abbiamo ce la pochissime fai. risorse in Italia. E quando vengono fatte, poi vengono di solito o non vengono pubblicizzate o vengono fatte poco e male. Ci sono stati i fumetti delle Winx, per esempio, però rimane sempre più potente il cartone. Invece, la volta che ti fanno un'animazione, ti tirano fuori Adrian, cioè, mamma mia. Capisci il Che problema, noi no? siamo tutti qua, siamo qui tutti qua che ci si prova, no, a spingere le novità, le cose belle, e poi dopo accendi la televisione e ti trovi altro. Sì, Sì, beh, è difficile. Il problema è che poi comunque settore italiano non è nemmeno così sostenibile, cioè nel senso alla fine ci provano comunque a fare il taglio magari editoriale, magari con i giapponesi, però il problema è che se il mercato è diverso è chiaro che devi fare un altro taglio. Qui poi si apre un mondo che non vorrei neanche trattare perché comunque sono Sì, cose da... no, Chiudiamo l'abbiamo questo già vaso di capito. Pandora, Chiudiamo. sono cose da da mettere fuori. Sono cose da lavori, però è chiaro che alla fine un artista, un autore trova molta più, diciamo, molto più ritorno di soddisfazione comunque in un mercato estero, perché Sì, in sì, Italia da ancora tutti i si punti di spende vista. poco.
In Italia ancora si spende poco nella creazione. Nella creazione in generale di cose nuove. Si parla, si resta tanto sul mantenimento in Italia, ma la creazione di cose nuove, nuove testate, nuove idee, nuovi, anche nuovi film, c'è poco. Ma come mai? C'è poco... Mancano i denari? No, più che altro anche un po' di fiducia verso la parte artistica, no. Magari. Un peccato, perché l'Italia una volta era conosciuta come la patria dell'arte, e oggi sembra che sia quasi disonorevole investire in queste cose. Ti ricordo che Miyazaki lo già bozzetto, nel senso... Bruno Bozzetto e l'animazione italiana erano qualcosa che il mondo ci inviava, e anche adesso quando si producono i manga italiani la vista è sempre corta, cioè faccio un prodotto e dico dai faccio il primo, se vende faccio il secondo, ma non può ragionare così, però questo è il ragionamento di un piccolo mercato che non può investire e non può programmare, non voglio aprire il vaso di Pandora, ma se decidi di fare una rivista, devi programmare per un anno, la devi programmare per un anno e mezzo, anche due. Se decidi di fare una serie tankobon e coinvolgi un autore per una serie, o prendi i diritti di una serie dall'estero, di euro, e io dico euro manga per dire manga giapponese, per farmi capire. Sì, sì, per capirsi, certo. E fai uscire solo un primo volume e il secondo esce dopo un anno perché il primo l'hai vendicchiato. Non ha un senso. Tutto questo non aiuti né il movimento né la nostra né gli autori italiani né quelli che sono riusciti ad andare all'estero e vorrebbero tornare in Italia. Non lo sblocchi. Il problema è anche un altro, secondo me, cioè nel senso che comunque qui in Italia molte case editrici, cioè ormai c'è, diciamo, la pessima abitudine, secondo me, di lasciare quella che è la pubblicità, la promozione, talvolta anche la distribuzione, comunque all'autore. E non dovrebbe essere così, anche perché comunque la promozione spesso. Sì, ma infatti per quello si tende anche a magari mettere dentro degli autori che magari hanno già un pubblico social, per dire, perché è molto più semplice poi vendere. Ma Leonardo è concatenato perché non hanno i soldi per farla loro la promozione, cioè dove investono? Dovrebbero pagare uffici stampa, dovrebbero pagare... ma io ho capito, allora però non facciamo niente, non prendiamoci in giro. Sì. No, lo facciamo per come siamo messi adesso, cioè si cerca di lottare, di andare avanti, però... Però è dopo l'autore che ci rimette, perché poi anche tu dici, l'altro volume esce dopo un anno, perché? Perché l'autore deve anche pur mangiare il pane, no? Quindi ovviamente si deve mettere a fare altro, si deve mettere comunque ad arrotondare, e non c'è, diciamo, quella cultura nel... Secondo me, purtroppo, considerarlo ancora un vero e proprio lavoro, cosa che comunque negli altri paesi si fa, perché è così, poi sicuramente hanno più capitale. Però, secondo me, c'è un po' la falla del non essere riusciti a creare un bacino di utenza così forte, cioè è una roba che bisognava fare 20 anni fa, sicuro potrebbe avere rischi ora, ok? No, se tu lo cominci adesso a svegliarti e dire... sai che c'è, forse dovremmo pubblicare anche qualcosa noi, no? Perché loro alla fine, cioè, le grandi case editrici, quantomeno per il manga, 90-99% pubblicano tutto giapponese. Adesso stanno cominciando a fare qualcosa, infatti ben venga. Cioè, ad esempio, noi con Dada Adventure avremmo una nuova ristampa, una nuova edizione con un'altra casa editrice l'anno prossimo. Per carità, benissimo così, distribuzione penso sarà buona, però appunto c'è sempre un po' il problema che bisogna ancora creare, diciamo, quel mercato capillare per i prodotti nostrani. Io avevo un'altra curiosità per voi, volevo sapere cosa ne pensate di questa un po' rinascente passione per le riviste manga in Italia. E dai. Max già ride. oltre a cosa ne pensate, però volevo sapere anche se secondo voi potrebbero aiutare magari i giovani artisti italiani in qualche modo ad emergere. Partiamo da te, Max, dai, che già ridevi. No. Sì. No, ma lo sa, ci conosciamo, ne parliamo spesso. Io è una questione di industria.
cioè io la vedo così, poi ognuno la può vedere, la mia esperienza professionale mi porta a vederla in questo modo. E un po' volevo inserirmi sul discorso di Donato. Se dal Giappone arrivano le riviste, ok? Arrivano e quindi le raccolte dei capitoli settimanali, shonen, mensili, seinen, eccetera, eccetera. Se arrivano i tankobon di 150-200 pagine e i nostri lettori seguono quest'onda qua, quando poi dici va bene, anche in Italia facciamo i manga, facciamo questi prodotti, dobbiamo fare tankobon di 150 pagine, perché il lettore, il target, quello vuole. Se gli dai 20 pa- come un comic book e gli dici questo è un manga, quello devi essere scemo. No, quindi se vuoi fare queste robe di 20 pagine, le devi mettere in una rivista, devi fare come l'industria da cui proviene. Quindi dici va bene, facciamo il nostro Shonen Jump, facciamo il nostro Morning, facciamo il nostro eccetera eccetera. Quindi cosa fai? Fai quell'operazione di imitazione che facevamo noi da ragazzini quando volevamo fare i manga. Imitazione pura, senza lo studio del mercato, lo studio del target, senza le cose veramente iper pro che dovresti fare. Quindi, cosa fai? Imiti un'industria, ma tu non hai quell'industria, ok? Noi in Italia non possiamo permetterci una rivista che raccoglie... Dovrebbe essere... Allora, se fai una rivista, la devi fare settimanale. Perché come fai a fidelizzare con 20 pagine al mese? Non ce la fai. O bimestrali. Perché? Ma non ce la fai, perché se vai a monte e veramente ti fai le domande giuste e dici il manga, io ritengo il manga un linguaggio fumetti estremamente evoluto. Lo ritengo evoluto perché loro hanno sempre pensato cosa inventarsi per vendere, no? Per arrivare al cuore del lettore. Il manga ha una struttura narrativa per cui in 20 pagine non riesci a dare al lettore quella spinta per arrivare al mese dopo. Ok? Non ce la fai, perché in 20 pagine un manga che ti racconta? Puoi mettere una svolta minima che ti fa dire wow, chissà cosa succederà, ma poi passa un mese. Cioè, invece, se hai un ritmo, se poi mi fai anche degli shonen... devi fare settimanali, ma noi non abbiamo un'industria di studi che hanno assistenti che possono produrre 18-20 pagine a settimana, o un editore che è in grado di spendere per far uscire l'albo. E quindi cosa facciamo? Imitiamo e ci facciamo il cappio e ci appendiamo, perché come la risorsa. E quando dici va bene, non faccio la rivista, ma faccio il tankobon, devi trovare un autore che ti fa 150 pagine ogni 6 mesi. Perché e lo devi pagare. Un tankobon in Francia, per esempio, ti chiedono 6-7 mesi fa tankobon. Se arrivi a 9 già storcono un po' il naso, però ti danno un acconto che dici va bene, lo faccio. Non ti danno zero, ti danno un acconto che parte da un minimale, che comunque è decoroso e ci puoi anche ragionare. Ma come fai a imitare un'industria se tu per primo non hai la possibilità di riprodurre quell'industria? Magari abbiamo anche i lettori, perché magari se fai la rivista settimanale la fai bene, magari la vendi pure, scopri pure che hai un target e che ce la puoi fare. Ma... però devi essere Bill Gates, cioè devi essere Steve Jobs, devi essere uno che c'ha dietro una quantità di denari. Poi sì, diciamo che proprio il modello giapponese di base non è sostenibile, non è in realtà sostenibile. I giapponesi fanno così perché ormai si sono, diciamo, hanno questa cultura del lavoro da tantissimo tempo, una cultura del lavoro fondamentalmente malata da tantissimo tempo. Io onestamente non sono d'accordo con la maniera in cui in Giappone vengono pubblicate le cose. I ritmi che sostengono i giapponesi non sono sostenibili, non sono umani. Concordo tantissimo. Detto questo, è la riflessione che mi è venuta anche dopo la morte di Miura. Però hanno abituato i lettori, ragazzi. Noi i lettori sono abituati così. Se li dici da un momento all'altro, glielo togli. Come sono abituati, non dico da un momento all'altro. fatto sta che mi preoccuperebbe se in Italia cominciassimo a pubblicare con la stessa cadenza giapponese, perché non è, appunto, non è sano, non è sostenibile. E lo dico, sì, appunto, c'è stato ultimamente, va bene, è morto l'autore di Berserk, però anch'io ho conosciuto proprio faccia a faccia ben due autori che sono morti a livelli di per delle complicazioni legate al lavoro.
Quindi insomma la sento abbastanza questo discorso. Fatto sta che anche il pubblico a un certo punto si può abituare in qualche maniera, se vogliono leggere una storia, se l'autore la mette fuori una volta al mese, la mette fuori una volta al mese. Comunque sia, Hunter x Hunter, sì, tutti prendono in giro l'autore perché fa gli stickman e mette un capitolo ogni 4 anni, però comunque quando esce il capitolo vanno tutti a leggerlo. Sì. Più che altro sì. Lasci l'ha messo a quel posto a tutti perché lui su rivista quando esce il capitolo sta sempre in fondo in classifica, cioè nel senso i lettori lo votano basso, però quando esce il tankobon tutti a comprarlo, sì. Aspetta, però io non vorrei essere fratello, non sto dicendo che dobbiamo fare come i giapponesi, eh. Io sto dicendo forse dovremmo iniziare a fregarcene bellamente e trovare la nostra via, la nostra struttura, cioè quello che da noi ci permette di avere dei manga di qualità e che diano quel più o quella particolarità che è nostra e che può convincere e abituare i lettori a questa cosa. Ma se noi imitiamo loro, il lettore quello vuole, cioè non so, non volevo dire ammazziamoci, io sono contro figure, io sono il primo che all'idea veramente. Quando mi hanno chiesto l'anno scorso, sì va bene dai facciamo 5 tankobon, uno ogni 5 mesi, eh? E quanti? 170 pagine, eh? Io sono solo. No, assolutamente. Io diciamo stavo parlando con il pubblico, ecco. Certo. Però appunto bisogna rendere chiaro ai lettori che non si può andare avanti così, bisogna trovare una maniera. Che ci sono degli uomini dietro. Che ci sono delle persone dietro. Infatti, secondo me andrebbe anche un po', non so, educato è brutto come termine, però andrebbe un po' educato il pubblico. Sì. Per esempio, appunto, i commenti che fanno su Togash, su Miura, eccetera. Sono commenti di chi praticamente non capisce che cosa vuol dire fare un fumetto con un certo ritmo, eccetera. Yeah. E bisognerebbe un po' educarli su non tanto su una questione etica, perché non è tanto quello, ma proprio sul fatto che se tu vuoi un fumetto fatto in un determinato modo, qui in Italia, per com'è il nostro mercato, non puoi richiedere... Dovremmo strutturare un nostro modo di fare quella cosa lì. La rivista settimanale oppure la rivista, anche se l'idea della rivista è figa comunque, cioè mi piace. No, ma puoi fare una rivista, ma ti devi sedere quella settimana e a dire allora io voglio fare la rivista, ma come la risolviamo? Cioè come costruiamo una struttura che dà dei soldi a chi la disegna, dei soldi a chi la pagina, dei soldi a chi la vende, Sì. Dobbiamo impegnarci in questo, perché comunque io non penso che il nostro sia un mercato di disegnatori incapaci, perché è pieno di gente che sa fare, che i fumetti li sa fare, però bisogna prima o poi, invece di litigare manga non è manga, iniziare a sedersi e dire cosa possiamo produrre noi. I francesi hanno trovato la loro dimensione, perché io i francesi che ho conosciuto anche alla Master non è che fossero ridotti, devastati, dicevano no, noi abbiamo una nostra industria che funziona così, 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 e ci siamo organizzati, ormai ci siamo abituati, e noi dovremmo riuscire a provare almeno a fare la stessa cosa. Poi comunque tutto nasce proprio anche dalla, diciamo, etica del lavoro, cioè nel senso deve essere considerato un lavoro a tutti gli effetti, perché è chiaro che dopo la gente non è neanche motivata poi nel mettersi in gioco. Poi, dicendo che che i giapponesi hanno creato uno standard, l'hanno creato anche in fattore di prezzo, perché è chiaro che chissà perché uno se vede un manga e dici 8 euro magari e già dici perché io One Punch Man lo pago 5 euro, quando invece dopo magari vai a Bao che ti danno un volume a 25 euro, però lì va bene. Cioè, ed è lo stesso numero di pagine. Sì, perché c'è questa concezione ancora di graphic novel, fumetto, quindi fumetto più alto, fumetto più basso. Poi chiaro, io, cioè, nel senso, con la mia pubblicazione italiana, io un tankobon lo consegnavo ogni 6 mesi. Anche adesso con l'America comunque faccio un capitolo a settimana. Però è dura. È dura se non vieni pagato, quantomeno, perché almeno io dico, sì, mi faccio il mazzo, poi riesco a ritagliarmi magari 2 giorni di pausa, quindi 5 giorni lavorativi,
lavoro standard normale, ovviamente con l'ausilio di un assistente, e, però cioè, è fattibile volendo, però appunto manca proprio la struttura economica per reggere appunto un settore di questo tipo. Bisogna creare. Sì, diciamo che il futuro del manga è dare ai lettori quello che vogliono, parte dai diritti dei disegnatori a questo punto. Sì. Cioè, è quelli che creano il settore, tra l'altro, perché poi quante volte abbiamo lui ha fatto crescere appunto il fumetto nel mondo, sì, però come sono morti poi? Sono morti magari senza niente. Bisognerebbe anche rimettere appunto al centro, secondo me, l'arte. Lo so che può essere un discorso utopistico, idealista, però è anche vero, cioè secondo me se tu lo tratti come qualsiasi altro lavoro... Comunque un po' le cose si stanno muovendo in Italia, perché tipo appunto ci sono realtà come il MeFu che appunto si occupano dei diritti o comunque sta per, cioè nel senso si stanno per muovere, per adesso sono partiti i sondaggi che hanno fatto, però per migliorare insomma la condizione di noi autori poveri. E tra l'altro io magari faccio una domanda a voi. Voi pensate che il digitale possa aiutare a creare un mercato più sostenibile per gli artisti? Perché effettivamente se togliamo dall'equazione magari quella che può essere la spesa di stampa o di distribuzione, effettivamente può essere la possibilità che un artista possa, diciamo, avere qualcosa che gli permette di viverci meglio. Poi magari sicuramente l'edizione cartacea la si fa, ma se si vende veramente tanto, cioè quindi diventa un po' come un'edizione solo da collezionista, un deluxe. Come per dire, Watchmen, che vende tantissimo, ovviamente ci fanno l'omnibus porno lusso che costa l'ira di Dio, e ci sta perché sanno che appunto quello vende. Quindi se un'opera sanno che vende tanto, magari ci fanno il cartaceo. Che dite? Secondo me è una buona idea, l'unica cosa è che comunque implicherebbe un po' di sacrificio dell'autore, perché nel momento in cui tu vai a pubblicare questa rivista digitale dove metti i singoli capitoli dei vari autori... Non rivista, no, cioè proprio anche il volume video. Sì, mi sto inventando adesso, sì, però sì, comunque tu il capitolo lo dovresti mettere... o gratuito o offerta libera, perché non siamo abituati noi a pagare per il digitale. Esatto, cioè è una questione di abitudine che non riusciamo, quindi dovresti comunque fare uno sforzo di ok, lo metto gratis o lo metto ad offerta libera, e poi quando si fa il tankobon completo ci mancano i lettori, ecco, gli italiani non leggono. Bisognerebbe cioè qui bisognerebbe veramente ricominciare tutto da zero, cioè butti tutto, capisci? E si ricomincia da zero. Cioè, il digitale è una conseguenza di un ambiente di persone che leggono, no? E se facciamo caso, anche tra i nostri conoscenti, chi è che compra il digitale? È sempre qualcuno che legge. Perché uno che legge, che ha volumi di carte, in che io per esempio adesso il 70% dei manga che leggo li compro in digitale, ok? Perché non ho più spazio, non ce l'ho proprio più. E io per esempio sono sostenitore del digitale, assoluto. Io spero che ovviamente rimarrà la carta come è rimasto il vinile, come ci saranno ritorni, e ci deve essere, ma il digitale è una cosa a cui prima o poi andremo. Ormai si disegna sull'iPad, si disegna cioè, la carta, quindi viva il digitale, assolutamente, viva anche il webtoon se tutto spinge. Il problema è che se noi non le... a noi disse, io ricordo una frase che ci venne detta proprio in Giappone sul fatto che ma le riviste vendono meno, e proprio mi pare a me diedero questa risposta subito: ma quello che non abbiamo nella carta lo abbiamo spostato tutto nel digitale. Perché adesso io salivo in metropolitana, non so se Caterina mi dà conferma, penso di sì, tutti col cellulare, io nel mio mondo dicevo, sono tutti sui social, gli sbirci stanno leggendo i manga, la maggior parte leggono i manga nel cellulare, e sono lì, come prima si leggevano la rivista e si leggono i manga, perché leggono. E quindi gli editori li costruiscono come Shonen Plus, l'applicazione. Sì, Manga Plus. Ed è bellissima, perché io la uso tantissimo, perché hai capitoli e capitoli da leggere,
E quelli sono bravissimi perché poi hai voglia di continuare Dan Dan, che è appena uscito, dici lo voglio continuare a leggere, me lo compro. E me lo compro in digitale perché ormai ho iniziato lì. E poi me lo cerco su carta. Però torniamo a bomba. Devi avere persone che leggono e devi avere sempre lì un sottobosco che, da cui crescono le piante, qualcosa che faccia venire fuori tutto quanto. Quindi Leonardo, io assolutamente vivo il digitale. Io mi auguro che Vedo questa in cosa chat un sacco esploda. di gente che dice no, il digitale no. Beh, Bellissimo. Ma voi io pensate allora. anche... Sì, vai, vai. No, scusami. No, io vorrei dire che in realtà, anche perché ho un problema agli occhi, preferisco tutta la vita il cartaceo. Però cioè, lo so, mi rendo conto che in realtà molti sono pro digitale. Io non ho problemi in realtà che si vada sul digitale, però il cartaceo ovviamente è più una roba mia, Certo. nostalgica, che è bella, mi piace il profumo della carta, mi piace il tocco, il Sì, tatto. chiaro, Quello chiaro. Poi, assolutamente, le però scuole vi pongo una domanda, a parte, vabbè, problemi agli occhi e cose varie, ma sono. vi pongo una domanda. Se dovete iniziare una nuova serie, dovete trovare una serie che vi piace. Allora, invece di guardare 40 revisioni 40 canali che vi consigliano questo e quell'altro, sfogliare in fumetteria, cioè vi comprate a 50 centesimi il primo capitolo di quattro fumetti diversi e scegliete quello che vi piace e lo portate avanti. Però comunque i video di quelli che fanno le recensioni guardateli lo stesso, ragazzi, mi No, ma raccomando. se Sì, giusto, pagano scusa, le recensioni comunque si guardano a Caterina, prescindere. il paradosso, quindi il paradosso diventa poi che no, il digitale no, il digitale no, però tutti sulle scatole. Sì, Tutti sì, sì. sulle E vabbè, il scatole. paradosso tutto Allora, italiano, tutto vabbè, italiano. però scusa, e dici ma le scatole perché delle cose non arrivano, perché non hai soldi per comprare? Allora vedi che te lo leggi il digitale comunque. Cari Comunque. miei, Quindi, io boh, chissà cosa. mi devo salutare perché ci sono gli altri ospiti. Certo. Sono le 15 e vi ringrazio per essere stati qui. Ma se vorrete, poi, visto che ce n'è ancora da sviscerare, magari facciamo una live apposita per questa cosa. Volete dirci proprio al volo, magari, se state lavorando su qualcosa che vedremo prossimamente? Sì. Vai, Danilo, che ti vedo bello lanciato. Dobbiamo autopromuoverci, Eh l'abbiamo detto prima, sì. quindi momento spam. No, niente, sto lavorando con David Jenke ad una saga euromanga, davvero. E per adesso sono in programma i primi due volumi, poi si vedrà insomma come va, appunto, questo è il mercato. E niente, questo. E poi vabbè, se volete facciamo un po' di competizione a Kirio, c'è il canale di Bosozoku TV dove sono ospite fisso un giorno a settimana. Leonardo? Ah, io dai, aspettatevi un annuncio a Lucca 2021, se si farà, se non si farà, non si sa. Speriamo. Ma... E così usciremo a bomba con una nuova edizione di Dada che spero stupirà tutti, così come anche i volumi successivi e nuovi. Ottimo, Quindi ottimo. Max? aspettate. Allora, lavori più di imminente uscita, vabbè, 2022 ho un drago nero, manchissimo, quindi mi sto sbizzarrendo alla grande, e un tankobon per la Francia, per Futuropolis, sempre 2022, e quindi Caterina aspetto. invece che c'hai in programma? Io invece vi aspetto il 13. Abbiamo il Summer Camp sul canale di Lucca, sul canale Twitch di Lucca Manga School, quindi andate sul canale Twitch di Lucca Manga School a iscrivervi, così il 13 ci vediamo al Summer Camp, ci sono ospiti, tra cui anche Kirio, tra cui anche Kirio, ci sono gli ospiti, ci sono workshop, facciamo anche i workshop di Sandali, quindi per tutti quelli che prima stavano a scrivere più di neo anime, ecco, venite a guardare Ci la saranno live, così piedini, mi vedete piedini, mentre piedini. insegno. Va Tra l'altro lo benissimo. faccio io quel workshop lì, quindi proprio mi sto proprio esponendo il fianco Sai come a una provocarli, casciara Caterina? Sì. indecente. Va bene, va bene. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Io ora metto un Grazie. attimino di pausa e ci rivediamo tra 2 minuti. Ciao a tutti. Grazie ancora, Ciao. cari, grazie ancora. Butto dentro gli ospiti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ok. Sì, ciao.
Invece Caverna è in forma. Dai, vabbè, fumo una cicca, ragazzi, arrivo subito, dai.